Namaste, io sono Ace the Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Watch Dogs. Come al solito vi ricordo che in sovrappressione avete tutti i link per poter seguirmi sui vari social network. Siamo vicinissimi alla missione campagna, quindi vediamo di andare a farla. Siamo a 200 metri dopo che siamo fuggiti, dopo che siamo riusciti a fuggire dai nemici, insomma, dopo l'ultima missione contratto da Fixer. Vediamo un po' la missione campagna. Un gioco che mi sta piacendo molto, ci sono tante cose che devo ancora imparare effettivamente, soprattutto a sparare meglio. Mi piace molto fare le cose secondarie, le missioni secondarie, però devo imparare molto a essere o più stealth oppure a sparare meglio fondamentalmente, perché non sono ancora così bravo. Se andiamo sotto i progressi siamo al 9,8%, qua abbiamo 9 missioni del lato 1 che vorrei cercare di finire prima di passare e dedicarmi un po' di più alle missioni secondarie. Ditemi anche voi se vi piace questo metodo, vorrei appunto cercare di tenerlo in un certo senso. Andiamo alla missione che si chiama Ricorda, in mezzo a un cimitero, è la tomba di Lena? Vediamo subito. Eh sì. Tu sai chi lascia questi fiori? No. Ma la piccolina ha tanti amici. Aveva. Bisogna andare avanti. Lo so. È stato un incubo orribile per tutti, ma tu devi smettere di provare a rimediare. Non sto provando a fare niente. Aiden. Guarda lì sotto. Stai cercando i responsabili di tutto questo. Ma in questo modo ci metti di nuovo in pericolo. Non siete in pericolo. Perché io vi proteggo. Ma ti senti? Aiden, perché non ti fermi? Perché? Io devo sapere. Sei mio fratello e ti voglio bene, ma Jackson è il mio mondo e non esiterò ad allontanarti se tu mi costringerai a farlo. Prometti che ti fermerai. Non puoi salvare Lena. L'ho uccisa io. No, non sei stato tu. Non è colpa tua. Devi promettermi che ti fermerai. Fallo per noi. Siamo una famiglia. Già, lo prometto proprio, infatti sono qui a fare proprio questa missione. Lena è morta, devo accettarlo. Ma come faccio a lasciar perdere? Ok, stiamo salvando. E cosa facciamo di bello? Hai un problema. Uno che se l'è cavata allo stadio, se quello parla, ti individuerà. Che cosa? E come è successo? È facile, non è morto. Calmati amico, un piano. Ci vediamo a Grumman Heights, sul tetto. Ok, vediamo di andare a dove ci ha detto Jordi. Qua saltiamo da questa parte, abbiamo un altro hotspot che possiamo recuperare. Il St. Joseph. E abbiamo anche già fatto, perché ogni volta che sblocchiamo nuovi check, 3 check-in negli ultimi 7 giorni. Sindaco Bovardi, non ho idea di se è una persona che gioca anche lui, può darsi. Abbiamo la missione covo della banda, vediamo di... mi puoi dare... mi sa che le auto richieste non funzionano? Sì che funzionano.
Ok, vediamo di andare là appena recuperiamo il veicolo. Così proviamo un po' di macchine. Facciamo un po' di olio cuore. Bello l'effetto sul. Sì, so che questo gioco è stato tanto criticato per la grafica. A me non interessa tanto la grafica, sinceramente. Però devo dire che non è niente male, nonostante. Soprattutto perché io sto facendo. Sto giocando con le impostazioni veramente al minimo. Quando si sale un po' di grafica, poi ovviamente. C'è chi si lamenta, c'è sempre chi si lamenta di queste cose, ma. Bene, ottimo. Mi piace veramente tanto quello che ha detto anche. Piccoli frammenti che si riescono a sapere della storia. Abbiamo la prossima missione. È direttamente un'altra missione. Controlliamo un attimo nei progressi. Progressi, capitolo. Vorrei vedere un attimo qua. Ok, abbiamo uomo di famiglia. Obiettivo, tutte le missioni principali. Atto 1. Ah, ok, atto 1, obiettivo di tutte le missioni principali, ho capito. Queste sono le cose che sblocchiamo con i vari atti praticamente. Qua siamo a 6 di 9, ma questa è ancora da finire. Vediamo un po' cosa ci dicono qui. Niente pizza stasera. Non è facile lavorare con Jordi, ma è un vero genio. Un'altra situazione fosse evitare la caccia. O viceversa. Ma se dice che abbiamo un problema, devo prenderlo come un enorme eufemismo. Devono identificarmi. O andrà tutto quanto a puttane. Possiamo raggiungere quella zona lì? Come facciamo? Tramite questo. Ok, bello. Passaggio al cinematica così. Jordi, il problema, pensiamo a quello. Ci stiamo pensando. Ho in mente un mucchio di soluzioni, Pierce. Tu non apprezzi quello che faccio per te. Non hai capito quanto ci tengo a te, vero? Finito? Già. Fammi un favore, sistemiamo la faccenda. Quanto tempo abbiamo? Meno di quel che serve. Ah, te lo ricordi quel duro allo stadio? Ha smesso di fare il duro. La polizia l'ha sbattuto nella prigione di Chicago. Oh, e sta per essere interrogato e punterà il dito dritto contro di te. Ma com'è successo? D'accordo, è colpa mia. Vieni a vedere. Vedi laggiù? C'è stata una chiamata stamattina. C'è chi paga una bella somma per far parlare quel pagliaccio. E uno di quei tizi si occupa della faccenda. Direi che io e lui dobbiamo fare quattro chiacchiere. Sì, ma stavolta niente scherzo della pistola scarica. Il Oh. povero Maurice si è pisciato sotto l'ultima volta. Ognuno ha i suoi metodi. Sai,
Sai come si usa? Tu porta il culo laggiù, io ti copro. E stavolta vedi di non uccidere il capo. Guarda che ti serve. Davvero? Ok, infiltrati nello scalo ferroviario. Quindi dobbiamo andare là. Quindi... Facciamo in fretta, ok? I miei ospiti si lamentano in balcone e rischia di venirmi un'emicrania. E a quel punto, Pierce, non ti servo a niente. Come secondo te io non voglio fare in fretta? Ma che ne so io? Non sei molto empatico, eh? Non eccessivamente. Parlami del contratto per Fixer. Cos'è che cercano? Sì. Qualcuno vuole a tutti i costi il giustiziere. Fingeranno il trasporto di un prigioniero per far uscire l'unico che può identificarti. Non hanno mai messo insieme così tanta gente. Sanno che proverò a fermarli. Senti, il testimone mi ha visto in faccia. Se i Fixer lo prendono, se scoprono il mio nome, andranno dalla mia famiglia. Ah, ci risiamo. Sei troppo sentimentale, Pierce. È una debolezza. Un giorno qualcuno la userà contro di te. Ti coprirò come posso, ma non ho occhi ovunque. Iniziamo. Ok, avviamoci pian piano. Come facciamo a entrare di qua? Ok, interroga il capo dei Fixer. Devo cercare di capire cosa fare per in precisione. Non farti fregare da quello. Però c'è il cecchino sopra. Ah no, è lui il... Preso. Hai un ammiratore. È lui che mi sta, che sta puntando in giro per quello. Andiamo qua. Gira l'angolo. Dobbiamo raggiungere una cosa che è lì. Questo può chiamare rinforzi. È quello che mi sta sulle balle. Il rischio. Sta guardando proprio in direzione mia. Colpo in testa. Attiriamolo di là. Ah, devo far esplodere al contrario. Dobbiamo trovarlo. Da quella parte. Attenzione! Cacchio! Mi vedono da una parte e anche dall'altra. Qui tutto ok. Andiamo da un'altra parte. Deve essere là, da qualche parte. Oh! Cacchio, sono proprio in mezzo. Proviamo ad andarcene di qua. Prepariamoci qua. C'è una telecamera?
Qua mi tocca fare. Ok, qua continua da questa parte fin là in fondo. Però per andare là in fondo ho bisogno in qualche modo. Questo sta guardando dalla mia parte? Sì. Via 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 via. Ok, vediamo di andare qua dentro. E voilà. Ok, ce l'abbiamo fatta. È tutto tuo. C'è nessuno? Aspetta, aspetta. Fermo. Chi gestisce la cosa in prigione? Cosa? Non sappiamo di che parli. Lance Brenner. La famiglia? Che fai? Ti ho chiesto della tua famiglia. Pare proprio che tu stia vivendo due vite parallele. Padre di famiglia. I tuoi figli presto andranno al college. Sono belle spese. Fottiti. E poi c'è la tua seconda vita. Conti fantasma stracolmi di soldi. Ehi, lo sai che il tuo nome è legato a un sacco di casi irrisolti? Scommetto che la polizia non vede l'ora di incontrarti. Ok, aspetta. Vuoi una fetta della torta? Si può fare. Fai perdere tempo. Ok, ok. Cazzo. Per la prigione. E Angelo Tucci. Ora guida un convoglio, ma è tardi. Non lo troverai mai. E se non volessi lui, ce l'avrà pure una famiglia. Perché poi la sua famiglia? Che cazzo di problema hai? Da dove vuoi che cominci? Ok. Sveglia, arrivano altri fixer. In fretta? E Kinderhook? Scappiamo. Via 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 via. Sono il numero uno. Ok, via. Sono decisamente troppi. Scappa! Devi sempre complicarti la vita, eh? Sai come? So che devi darti una mossa. Qui finisco io. Via, 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 via. Non mi prendi più. Au. Eccoci, mi serve aiuto? Tattica zigzag per scappare dall'elicottero almeno. L'elicottero è molto difficile da beccare. Cioè, sono in una situazione un po' difficile. Ecco i rinforzi. Come faremo? Come facciamo?
Cazzarola. Oddio, sono... Ah, loro sono in macchina, ok. Andateli addosso, forza! Devo nascondermi sotto tipo un ponte. Au. Ha lasciato il mezzo, prendetelo. Dov'è l'elicottero? No, la barca è proprio davanti. Sta scappando. Via. Au. Maledizione. Maledizione, proprio maledizione. Come cacchio si fa a buttare giù un elicottero? Ah, scopriremo presto, ma soprattutto nel prossimo episodio. No, dai. Continuiamo pure, riproviamoci, l'episodio verrà un po' più lungo. Come faccio a buttare giù quell'affare? Proviamo ad andare di qua. Au. Ok, come l'ho detto, riproviamoci. Sei stato ucciso. Riproviamoci perché questa è una missione abbastanza tosta, ma dovrò imparare. Tanto vorrei la K. In fretta? E Kinderuk? Merda. Ah, mi fa uscire per forza. Ah, perché sennò mi posso in un certo senso andare a riparare. Il fatto che arrivano da tutti e due i lati. Bersaglio ritrovato. Preso. Aiuto. Au, ce n'è uno qua. Preso, adesso vediamo di prendere gli altri. Via. Devi sempre complicarti la vita, eh? Via, 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 via. Devi darti una mossa. Qui finisco io. Ah, mi becca per forza quell'elicottero. L'elicottero è difficilissimo a buttare giù. Adesso cercheremo di capire come. Ok, adesso proviamo a vedercela un po' meglio. Allora, intanto facciamo così.
Proviamo a scappare di nuovo di qua. Devi sempre complicarti la vita, eh? Sai come? So che devi dare. Ci servono tutti i rinforzi. Qui finisco io. Niente, non riesco a fuggire in acqua. Mi beccano per forza. Niente, mi beccano per forza così. Il fatto che non ho una barca, e quindi cosa facciamo? Intanto esco dalla zona e poi o prendo riproviamo un'altra volta. Via via. Corri. Perché ho fatto la mira di là? Maledizione. Ok, ci mettiamo qua. Dov'è l'elicottero? Niente, mi sa che devo scappare in qualche maniera, però se non ho un mezzo è un po' difficile. Devi sempre complicarti la vita, eh? Sai come? So che devi darti una mossa. Qui finisco io. Eccoci. E che cacchio? Ci bastava così poco? Ma sta a colpire il cecchino. Cercate ancora. Non mi trovate più. Chiamata ricevuta, eccoci. Non mi trovate più. Ok, dai che ce l'abbiamo così fatta. Andatevene via. Dove cazzo è? Non mi vedete più. Tutto a posto. Tutto a posto. Ok, basta, se n'è andato. Ok, e ce l'abbiamo fatta e direi che possiamo concludere questo episodio leggermente più lungo di questo Let's Play Watch Dogs. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave.